Ecco, professor Lattuscio, Alessio adesso ci ha raccontato, come dire, in pillole di una realtà, di un'altra economia possibile, però noi viviamo quotidianamente una realtà diversa che abbiamo peraltro, su suo suggerimento, voluto mettere nel titolo di questa serata, ed è la crisi, una crisi che è iniziata alcuni anni fa, che ci dicevano doveva essere una cosa temporanea, passeggera, così un lampo che poi sarebbe sfuggito via. Invece anno dopo anno è andata peggiorando, con le conseguenze che tutti noi conosciamo. Lei cosa ci dice di questa crisi? Come la vede? Come la valuta? Allora, buonasera a tutte e tutti. Come effettivamente l'argomento non si sente? Come l'argomento di stasera e soprattutto la crisi, per dedicare un po' più di tempo sull'argomento della crisi, poi gli altri interventi saranno più brevi. Allora, quando si parla di crisi, di che crisi parliamo? Perché mi ricordo bene che in 68 c'era una crisi culturale, in maggio 68 in Francia, in Italia, in tutta l'Europa. Poi in 72, con il primo rapporto al Club di Roma, c'era una crisi ecologica. E siamo sempre nella questa crisi ecologica. Poi, verso 73, con la prima crisi del petrolio, diciamo, e 75 c'è la crisi del modello, del cosiddetto modello fordista, che è la crisi di questo sistema dell'industrializzazione che ha fatto i 30 anni, il trentennio d'oro, cioè la fine di questo ciclo. Poi negli anni 80-90 c'era una grande crisi sociale con la controrivoluzione neoliberista di Margaret Thatcher e Donald Reagan. E poi alla fine scoppia, senza parlare delle crisi che hanno colpito l'Argentina, il Messico, e poi il sud-est asiatico, che già hanno avuto delle crisi bancarie e finanziarie. E in agosto 2007 scoppia la crisi in America, detta crisi dei subprimes, e si dice in Europa, si dice soprattutto i nostri governi, Sarkozy, Berlusconi, dicono è solo una crisi americana, è solo una crisi finanziaria. Ma un anno dopo scoppia, c'è il fallimento di una delle più grandi banche mondiali, la Lehman Brothers, il 15 settembre 2008. E poi più recentemente si parla ogni giorno della crisi dei debiti sovrani. Allora c'è un paradosso, perché nella medicina ippocrata la crisi disegna un momento, un attimo solo, una svolta nella malattia, quando la malattia diventa chiara, e allora si sa si va per guarire o si va invece per morire. E allora una crisi che finalmente viviamo sempre in uno stato di crisi, e effettivamente questo è una caratteristica della società della crescita. La società della crescita è una società che è stata fagocitata da una economia di crescita. E che cos'è una economia di crescita? È un'economia che è basata sulla crescita per la crescita. Non si tratta di crescere per soddisfare i bisogni, ciò che sarebbe molto ragionevole, ma di crescere per crescere. E questa società può funzionare solo se va sempre avanti, se cresce sempre, ciò che naturalmente crea un problema, perché viviamo in un pianeta finito, e allora è impossibile, una crescita infinita è incompatibile con un pianeta finito. E allora questa società è come un ciclista, trova il suo equilibrio pedalando sempre più veloce. Solo che ora pedala veloce per andare a fracassarsi contro il muro dei limiti del pianeta. Allora, finalmente il paradosso è che
una situazione di disequilibrio che è solo normalmente una cosa che è di poco tempo, è uno stato sempre più che dura, viviamo sempre in uno stato di crisi, che è una cosa terribile. E allora tutte queste crisi ora, e questo è il problema, che non si tratta di risolvere solo una crisi come fanno i nostri governi a livello europeo, vogliono risolvere il problema della crisi dei debiti sovrani. Sì, ma questo è solo un aspetto della crisi, perché tutte queste crisi sono mescolate, subito che c'è una piccola ripresa, subito il prezzo del petrolio, che fortunatamente con la crisi si è un po' abbassato, subito monta perché il petrolio non c'è più, siamo alla fine, abbiamo sovrappassato il famoso picchio di Hubert, va detto il momento où la crescita della produzione non può più aumentare, siamo arrivati e allora si abbassa sempre di più. E allora tutte queste crisi sono ora fanno una crisi che alcuni come l'amico Edgar Morin chiama una crisi antropologica, perché è la crisi dell'homo economicus, cioè, ma è una crisi di civiltà. E per questo, come nel piccolo ultimo libretto che abbiamo scritto a quattro mani, che era all'origine di questo libretto, c'era un convegno all'Assemblea nazionale francese fatto da un deputato ex ministro dell'ambiente, Yves Cochet, che ci ha invitato. Dove va il mondo? Un decennio, sottotitolato un decennio sull'orlo della catastrofe. E allora avevo intitolato la mia relazione, la caduta dell'impero romano non ci sarà, ma l'Europa di Carlo Magno è destinata a esplodere. Cosa volevo dire? Volevo dire che effettivamente, come la caduta dell'impero romano, non si può dire l'impero romano è finito, è morto tale giorno, no, si è svolto su 700-800 anni, non nessuno può dire se la data della fine dell'impero romano è 1806, quando Napoleone ha cancellato il Santo Impero Romano dei tedeschi, o se quando l'ultimo Caesar in 1918 è stato espulso, o l'ultimo Tsar, che era l'ultimo Cesare, o prima con la fine di Costantinopoli, o ancora prima quando Alarico ha preso Roma. Non si sa. È una cosa, è la fine dell'Occidente, è così, siamo già nel declino dell'Occidente. Ma una cosa che è certa, che viviamo la fine dell'Europa di Carlo Magno. L'impero di Carlo Magno ha durato 50 anni, come la nostra Unione Europea, che va a esplodere perché è costruito sulla dei basi contraddittori. Allora, se mi concede ancora un po' di tempo, vorrei dire dobbiamo, per capire la situazione di oggi, capire la crisi della società, della crescita, dobbiamo, per non risalire a Carlo Magno, dobbiamo partire dalla crisi, dalla fine della crescita. La fine della crescita, finalmente, nessuno si è accorto di questo, ma la crescita, quella che abbiamo conosciuto nella nostra giovinezza, la crescita è finita, è morta negli anni 70, con la prima crisi del petrolio, perché c'era una crisi della produttività, e dopo gli anni 70, la fine del trentennio d'oro, come si dice in Italia, abbiamo conosciuto una crescita fittiva. E una crescita fittiva, una crescita che è stata creata con la speculazione finanziaria, e tutti sono stati complici di questo, perché tutti volevano continuare questo sogno della crescita infinita. E allora
colui che è stato lo strumento di questa crescita fittiva è il direttore del Federal Reserve Bank negli Stati Uniti, Alan Greenspan, che lui ha lasciato creare della moneta all'infinita per favorire la speculazione borsica, la speculazione finanziaria e la speculazione immobiliaria. Allora si è creato una quantità gigantesca di ricchezza fittiva più o meno, solo che questa ricchezza fittiva ha un effetto concreto terribile. Siamo passati, e con la globalizzazione, la fine di tutte le regolazioni, siamo passati da un capitalismo industriale e manageriale a un capitalismo finanziario. E allora non sono più i manager che hanno il potere, sono gli azionisti, i fondi pensionisti particolarmente, che vogliono avere solo, sono interessati non di produrre, sono interessati solo di avere dei redditi. E hanno trovato gli imprenditori, dicendo: siamo pronti a investire 1 milione, 10 milioni di dollari, di euro, eccetera, ma dovete darci 15% del capitale, una cosa impossibile. Solo che gli imprenditori, per avere i soldi, hanno detto sì, sì, sì. E come fanno per pagare dopo? Allora, fanno, devono anche loro fare in modo che le azioni in borsa prendono sempre più valore. E allora per questo hanno fatto questi piani di ristrutturazione, licenziati, come si dice, downsizing, come ha detto questo Michael Moore, che ha fatto un bel film su questa cosa negli Stati Uniti, sul downsizing dell'industria americana. E invece di produrre, tutti i capitalisti si sono messi a speculare. Allora ha funzionato abbastanza bene, come una fuga avanti, per più o meno 30 anni. Ma naturalmente, come gli alberi non crescono fino al cielo, a un momento la speculazione è entrata in crisi. Allora, al medesimo tempo, gli stati si finanziavano con le tasse e anche con i prestiti della banca centrale. A partire dagli anni 70 si è detto: già il potere dell'oligarchia finanziaria era già abbastanza forte attraverso il lobby neoliberista, per imporre, dire agli stati: no, non va più, non si deve finanziare con i prestiti della banca centrale, si deve prendere dei prestiti sul mercato finanziario. In Francia è stato deciso dal presidente Giscard d'Estaing nel 1973, già prima dell'euro. Quando è venuto l'euro per l'Europa, sul che la banca centrale, che la trasformazione della Bundesbank in banca centrale europea, e allora l'euro è un altro nome del mark tedesco, e la tradizione tedesca era già di non finanziare il debito degli stati, perché avevano una paura ossessionale dell'inflazione. Ma l'inflazione, che se non è troppo forte, come ce l'ha imparato John Maynard Keynes, il più grande economista del
XX secolo. L'inflazione permette di finanziare il benessere di tutti. I 30 anni gloriosi, i trentennio d'oro, ha funzionato bene con una piccola inflazione, 5% all'anno, che fa che il tasso di interesse, il tasso di interesse finalmente è cancellato dal tasso di inflazione. Allora, naturalmente, perché tutto il sistema, la fantasia del capitalismo è basata sul fatto del denaro che crea denaro. Ma già Aristotele ce l'aveva imparato che il denaro non crea niente, non crea denaro. È solo una illusione, solo che questa illusione ce l'hanno l'oligarchia finanziaria, ce l'ha imposta, e l'ha imposta creando, generando una terribile austerità, perché allora a un momento questo sistema basato sui crediti infiniti, soprattutto negli Stati Uniti, dove hanno inventato una categoria di crediti incredibile che si chiama crediti ninja. Ninja per no income, no job, no asset. Vedete, si fa dei prestiti a dei disoccupati che non hanno lavoro, no job, non hanno occupazione, non hanno stipendio, no job e no asset, non hanno patrimonio, e dicono dovete indebitarvi per comprare la casa. E come con la speculazione immobiliare i prezzi delle case sono sempre in crescita, allora potete ripagare i vostri debiti. E ma un momento tutto il sistema si è crollato. Al medesimo tempo dei geni finanziari hanno immaginato di titolare questi debiti, e come per rifinanziare questi debiti si chiede naturalmente, come si sa che questa gente, questi disoccupati, non pagheranno mai i debiti, allora per rifinanziarli si chiede dei tassi di interesse sempre più alti, e così si crea dei titoli spazzatura, come si dice. Hanno avuto questa idea di mescolare questi titoli spazzatura a alto rendimento teorico con altri titoli seri, degli altri, per esempio dei titoli del debito degli stati, che sono molto più sicuri, sì, e diciamo così il rischio è diluito, solo che al momento della crisi il rischio era concentrato sulle banche, le banche erano tutte minacciate, ma avevano riuscito ad avere un potere talmente forte, come si dice in inglese, too big to fail, che non possono crollare, e allora gli stati hanno rifinanziato le banche, e hanno messo una incredibile, è valutato il rifinanziamento delle banche a 24 mila miliardi di dollari. 24 mila miliardi di dollari, che rappresenta un terzo del prodotto interno lordo mondiale. È una cosa colossale. E naturalmente, cosa hanno fatto le banche? Come gli stati si sono indeboliti finanziando le banche immediatamente hanno speculato sui titoli del debito pubblico e hanno creato la crisi dei debiti sovrani. Allora a questo punto la politica imposta, è imposta in tutti i nostri paesi dall'oligarchia finanziaria, non è, naturalmente tutti sanno bene che il debito non sarà mai pagato, ma la cosa importante è di fare finta che si può far credere che sia pagato, e per far finta che si può credere che sia pagato, per far funzionare sempre il casino dei mercati finanziari, si deve imporre ai popoli un'austerità sempre più forte, tagliare tutte
comité et i bilanci, la cultura, la salute, eccetera, i fondi, la pensione, tagliare tutto, creare l'austerità, e l'austerità genera sempre più austerità, perché al medesimo tempo il prodotto, come in Italia, diminuisce, eh? E ben, come il prodotto diminuisce, il debito cresce, e per finanziare il debito si deve ancora tagliare di più, che fa indebolire il prodotto, e l'austerità si diventa sempre più forte. Siamo in un circolo vizioso terribile, strangolati da questa logica imposta dall'oligarchia finanziaria che abbiamo lasciato crescere e questa è la crisi. Allora questa crisi, siamo solo purtroppo all'inizio della crisi, e che va sempre a approfondire, che sia Monti, che sia Draghi, che sia qualunque cosa, anche nostro Hollande, sono tutti servitori di questa oligarchia mondiale e continueranno questo perché non hanno altra alternativa. Un'altra alternativa sarebbe un'alternativa rivoluzionaria, e questo è il progetto della decrescita.